Buonasera a tutti quanti e grazie per essere venuti qui, intervenuti e benvenuti all'Aquila. Noi siamo un'associazione che si chiama Genitori si diventa ed è un'associazione a indirizzo familiare di genitori adottivi che è presente sul territorio qui all'Aquila da 5 anni, un'associazione che ha 10 anni di attività. Tutti noi siamo stati duramente colpiti dal terremoto e dopo un primo momento abbiamo cercato di riorganizzarci anche facendo rete con le altre associazioni presenti e non sul territorio ma anche di altre realtà geografiche, di riorganizzarci per cercare di fare qualcosa, per questa città. Essendo un'associazione di genitori, è un'associazione familiare, abbiamo pensato di fare qualcosa per i ragazzi che avevano subito il terremoto e questo ha dato vita a un progetto che è stato chiamato Riprendiamoci, che poi ha visto la realizzazione in questo video che a breve vi faremo vedere. Il video è nato da un'idea, dopo una raccolta di fondi della nostra associazione, da un'idea psicopedagogica in cui volevamo trovare un contenitore per i ragazzi adolescenti sostanzialmente dai 13 ai 18 anni in cui loro potessero raccontare la loro esperienza e potessero anche parlare delle loro speranze. Questo è un grosso esempio di rete in un certo senso, tramite YouTube e il sito di Fahrenheit, la direttrice psicopedagogica di questo progetto ha trovato il video Terre Mutato di Francesco Palucci in rete e l'ha contattato per vedere se poteva effettivamente coinvolgersi in questo progetto creando dei laboratori per i ragazzi in cui loro potessero imparare anche a usare la macchina da presa e potessero imparare a raccontarsi. E queste cose sono iniziate con degli incontri nei campi dell'Aquila, in particolare a Centicolella, con la collaborazione del Circolo Arci Querenzia e piano piano ha preso vita un progetto un po' più complesso in cui i ragazzi sono diventati protagonisti. In parte questo video è anche un racconto di un viaggio, è anche un racconto di un grosso esempio di solidarietà tra due città che sono l'Aquila e Venezia, che ci ha dato ospitalità in tante situazioni. E va bene, a questo punto tutto sommato ve lo farei semplicemente vedere. Ringraziamo anche l'associazione Minimondi che mettendosi in collaborazione con noi è riuscita quest'estate a fare tante iniziative insieme a noi e in realtà abbiamo creato questo spazio comune. Avevo solo il rumore di questa cosa fortissima nella testa, non capivo che stava succedendo e non si accendeva la luce perché era andata via e io ero convinta che i miei non riuscissero a trovare l'interruttore e quindi ho cominciato a fare tranquilli, tranquilli, lo so io dov'è l'interruttore e ho cominciato a premere avanti indietro l'interruttore e non si accendeva la luce, con mamma che urlava non si apre la porta e papà che continuava a urlare fuori, fuori, uscite fuori, ma non sapevamo dove mettere mano. Perciò uno dei due, adesso non ricordo chi perché è abbastanza sfogato come scena, ha spinto la porta fortissima, siamo usciti, papà è andato a prendere la torcia e appena ha illuminato il corridoio ho detto semplicemente non è possibile. Solo due parole per dire che la cosa che credo sia più notevole di tutto, a parte il video, insomma il lavoro dei ragazzi, e ci fa piacere che lo hanno fatto e gli ha dato molta forza e molta gioia, e questo è stato importante come obiettivo, diciamo, primo, però è la collaborazione tra le istituzioni, tra le associazioni, la collaborazione tra le varie realtà che si sono formate o che sono venute o che sono rintervenute o che c'erano e si sono trovate terremotate così. Io penso che queste sinergie siano veramente il lascito migliore di questo periodo così buio, cioè il fatto che si possa lavorare insieme, fare delle cose insieme e farle insieme ci aiuta tantissimo.
E quindi questo per me è un risultato veramente bello. Non le nomino perché sono tante, insomma, per quello che riguarda il circolo Arci Querenzia, per esempio, il fatto del Bibliobus è pure stata una forma di collaborazione tra tante associazioni, tra tante persone, e ha dato i suoi frutti, perché comunque era un pezzetto di cultura che andava in giro in tutte le tendopoli. Questo ci ha consentito di essere riconoscibili, di condurre a noi persone che amavano i libri, insomma, sono tutte cose che formano il bagaglio positivo di questa estate, di questo periodo. A seguire, infatti, c'è un'altra cosa che nasce anche lei da una collaborazione. E qui Minimondi, che appunto è venuto all'Aquila già nel mese di luglio e è ritornato a ottobre, e tra le varie iniziative che hanno fatto, sono notevolissime nelle scuole, i laboratori, tutta una serie di attività veramente preziose per i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine delle scuole, e quindi abbiamo pensato di fare insieme, e noi prima riprendiamoci e poi adesso loro, con questo dibattito Abruzzo, quale informazione dopo l'emergenza, con interventi di alcuni giornalisti che sono appunto venuti per questo motivo, e sono Marco Frattoddi, Raffaele Palumbo, Marino Sinibaldi, Bianca Stancanelli, e coordina questo dibattito Marina Marinucci. Io darei la parola a forse Marina Marinucci o a qualcuno che vuole introdurre. Buonasera a tutti, sono Marina Marinucci, giornalista del quotidiano Il Centro, aquilana. Quindi, come tutti gli aquilani, in una situazione, come io la definisco ormai da mesi, di cattività. Io sono tra le persone, tra i tanti fortunati in questa vicenda, ad avere ancora una casa in piedi, ad avere un lavoro, ad avere un'attività, e mi ritengo fortunata rispetto a tanti altri aquilani che in questo momento sono ancora sfollati nelle tende, al mare, ne abbiamo ancora migliaia. E qui arrivo subito all'argomento: quale informazione dopo l'emergenza? Per me, a mio modo di vedere, l'emergenza non è ancora finita. Siamo in piena emergenza perché abbiamo ancora, ripeto, migliaia di sfollati che non sono qui all'Aquila. E ho seguito con molta attenzione il filmato realizzato. Diceva quel ragazzo: settembre per me è il mese della svolta per noi, torneremo a scuola o non torneremo, come dire, torneremo all'Aquila, ci sarà un futuro all'Aquila o non ci sarà. In un certo qual modo la scommessa della scuola forse l'abbiamo vinta un po', le scuole ci sono in strutture, le chiamano MUSP, che sono queste strutture che ci aiuteranno ad andare avanti per qualche anno in attesa della ricostruzione. E quindi i ragazzi e i bambini sono tutti a scuola, almeno quelli, i figli di quelle famiglie, di quei nuclei familiari che hanno deciso di tornare a vivere all'Aquila. Ma per quel che riguarda la ricostruzione, qui siamo ancora all'anno zero, nel senso che in questo momento si sono costruite le nuove case, quelle che dovevano dare ospitalità alle famiglie degli sfollati, a quelli che non hanno casa, a quelli che vivono nella zona rossa. La zona rossa, come voi tutti sapete, è tutta la città, è tutto il centro storico dell'Aquila, è tutta zona rossa. L'Aquila è una città ancora bombardata dal quel filmato che vedevamo prima. Erano i giorni immediatamente, credo, forse a vedere bene, forse maggio girato, quelle sono state girate quelle riprese, ma l'Aquila ancora oggi si presenta così: un cumulo di macerie che ancora non vengono rimosse, si sta procedendo velocemente con i ponteggi, si sta cercando con i puntellamenti, si sta cercando di salvare il salvabile, di salvare tutto il nostro patrimonio architettonico che è immenso ed è tutto distrutto. Abbiamo la totalità delle chiese fortemente danneggiate, seriamente danneggiate, quindi abbiamo una città completamente chiusa nella zona rossa. E quindi in questo momento si stanno realizzando le case per gli sfollati, si sono realizzate le scuole, i famosi MUSP per i ragazzi, ma di ricostruzione ancora non si parla. La ricostruzione è una cosa che deve ancora avvenire, quindi
Ecco, rivolgo a voi, qualcuno di voi è già stato qui, mi diceva prima, durante il immediatamente dopo il terremoto, e volevo chiedervi, per chi è già stato qui, che impressione ha avuto a tornarci? Per chi non è stato qui, come diceva prima lui, mi diceva che non è mai venuto qui all'Aquila dal terremoto ad oggi, la prima volta, e mi diceva ho un po' di impressione, di timore, insomma, ad andare a verificare un po' com'è la situazione. Ecco, da questo filmato, anche dal... intanto presento gli ospiti, scusate perché... non li ho ancora presentati, quindi abbiamo qui Marino Sinibaldi, qui accanto a me, il direttore di Radio 3, abbiamo seguito un po' tutti, credo, le trasmissioni Fahrenheit, hanno avuto modo in tutta Italia di conoscere la nostra tragedia, il nostro terremoto, anche attraverso le sue trasmissioni. Poi abbiamo Bianca Stancanelli, l'inviata di Panorama, del settimanale Panorama, abbiamo Marco Fratoddi, che è il direttore di Nuova Ecologia, e poi abbiamo l'inviato di Radio Popolare Network, che è Raffaele Palumbo. Raffaele, come hai trovato l'Aquila, tu che sei stato qui dopo il terremoto? Ma prima di tutto grazie per avermi invitato, spero di raccontarvi delle cose, come dire, di una qualche utilità e di un qualche interesse. Io ebbi il privilegio di arrivare all'Aquila poche ore dopo i fatti del terremoto, e per me, come dire, è stato un grosso trauma, perché ho vissuto da bambino quello dell'Irpinia, stando a Napoli. Raccontavo prima ad alcuni amici che è ancora mia abitudine quella di entrare nei posti e guardare come prima cosa il lampadario, perché è dal lampadario che si vede se si muove qualcosa oppure no. La cosa mi ha fatto estremamente impressione. Io devo dirvi la verità, soprattutto per la mia esperienza, appena arrivato qui ho iniziato immediatamente a pensare al dopo, perché ossessivamente mi ripetevo che i problemi erano appena iniziati. Ricordo i funerali assolutamente strazianti, però l'ossessione era per il dopo, era per questo cercare di capire che il terremoto non è come un aereo che cade, che fa dei morti e poi è finita lì, è una cosa che inizia e non si sa quando finisce, per una specie di indotto del terremoto, passatemi l'orrenda espressione. Io ho perso un carissimo amico a Napoli 9 anni dopo il terremoto dell'Irpinia, per un incendio in un albergo dove era stato sfollato e tenuto lì appunto per 9 anni. 9 anni non sono pochi. Altri familiari rimasero per altri anni dopo quell'incendio in quell'albergo. Per questo la paura, l'angoscia, arrivando qui, è proprio quella di vedere non solo delle cose identiche a come le avevo lasciate nel mese di aprile, e la cosa mi ha gettato nello sgomento, ma soprattutto nel vedere che c'è tantissimo da fare, che ci sono delle persone che passeranno Natale in situazioni pazzesche. E mi è rivenuta in mente quella sensazione bruttissima che provai durante quei giorni di inizio di aprile. Noi eravamo qui, vedevamo delle cose, per mille motivi seguivamo il racconto di quello che stava succedendo attraverso i telegiornali, i giornali, i luoghi del racconto, e avevamo la netta sensazione, sì è vero, i sociologi della comunicazione dicono che noi siamo comunque produttori di stereotipi, questo è ineludibile, però faceva star male vedere un grosso divario tra le cose che venivano raccontate e le cose che avevamo modo di vedere le persone qui all'Aquila scoraggiate per un racconto in cui non si ritrovavano, non si riconoscevano. E questo è un problema più ampio di cui, se volete, parleremo, che ha a che fare, secondo me, con la riscrittura dell'identità delle persone che fanno il nostro mestiere, cioè i giornalisti che dovrebbero raccontare le cose che accadono. Sì, per noi che lavoriamo in un giornale locale, parlo per il centro ma anche per gli altri giornali locali, è più facile parlare e raccontare il terremoto, perché noi come giornale ogni giorno abbiamo dalle 5 alle 6 pagine, facciamo un giornale
quasi di servizio per i cittadini, cioè il cittadino oggi all'Aquila si rivolge molto di più che non ieri al giornale, al quotidiano locale, all'emittente locale, per sapere anche le cose più banali, dove si è trasferito un ufficio, dove può trovare quel container, cioè oggi quello che noi, il problema che noi cittadini abbiamo è dove trovare le cose, gli uffici, le persone, i luoghi che c'erano prima non ci sono più. Ecco Bianca, una domanda per te. Un settimanale nazionale, no? Immagino voi arrivate, fate il vostro servizio, il vostro reportage e poi si va via. In questi giorni l'Aquila è ridiventato il centro dell'attenzione dell'informazione nazionale perché si attendevano questi benedetti o maledetti avvisi di garanzia, i primi responsabili, tra virgolette, di questa tragedia, no? Poi magari vedremo come andranno a finire queste inchieste. Ecco, voi invece come la raccontate questa emergenza? E secondo voi siamo usciti da questa fase di emergenza? Siamo già al post terremoto, al post emergenza, nei racconti, nelle storie che noi andiamo a proporre, che voi andate a proporre ai vostri lettori? No, che si sia al dopo emergenza non credo proprio. Io credo che c'è un momento molto bello nel video che abbiamo visto. Il video mi ha fatto piacere vederlo perché ne avevo letto e ha molti momenti belli. Uno particolarmente significativo è quando questi ragazzi tornano e uno di loro dice qualcosa a proposito della normalità e una ragazza gli dice: no, per noi adesso questa è la normalità. E qui vengo a quello che tu dici, il pericolo vero, e su questo il collega ha molta ragione, è che l'emergenza diventi la normalità. E quello che è accaduto in moltissime occasioni nei terremoti italiani, l'Italia è una terra, ahimè, sismica, come dire, come sua vocazione, i terremoti che noi abbiamo visto e raccontato sono stati molteplici. Quello dell'Aquila ha una caratteristica particolarissima che condivide tutto sommato con il terremoto di Messina e solo con quello, cioè qui è andato a pezzi una città. Altrove, terremoto dell'Umbria, l'Irpinia stessa, erano comunque borghi. Io sono stata da Avellino post terremotata, alcune cose erano franate e alcuni palazzi, alcuni pezzi di Avellino erano andati a pezzi. Qui si è fermata una città intera e l'Aquila, tu hai ragionissimo a dire lì tutto è fermo e non si è fatto niente, perché è infinitamente più semplice partire da Ona, da Tempera, eccetera, eccetera. I piccoli borghi hanno più speranza. L'Aquila è un problema enorme, anche perché a suo tempo Messina, io sono messinese, e lì è venuta giù la città intera, è stata ricostruita. Nella ricostruzione, ma siamo negli anni dal 1908 a tutto il lungo periodo della ricostruzione, in tutti quegli anni la città perde l'anima, cioè Messina muore come la città che era, per essere poi tutta un'altra cosa, ma questo qui non rileva. Voglio dire però, l'Aquila, mi pare, corre il medesimo rischio. Anche perché l'informazione qui cammina su due livelli. Almeno questa è la mia impressione, nel senso, qui si va sperimentando una sorta di modello che deve essere proposto all'Europa come l'occasione in cui l'Italia dimostra di essere capace di fare delle cose meravigliose. Questo rischia di spostare l'asse dell'informazione, di un pezzo consistente dell'informazione, per esempio l'informazione televisiva maggioritaria, sulla dimostrazione del teorema. Allora, come è noto, l'informazione ritaglia dei pezzi di realtà, non è che la fotografa per intero, sceglie. Nel ritagliare dei pezzi di realtà si rischia che qui maggioritariamente si voglia proporre l'immagine della ricostruzione, la ricostruzione sollecita, le casette date, la gente contenta che apre il frigo, va nella camera da letto e dice com'è bello. Prende e trovi anche la bottiglia di spumante nel frigo. Esatto, quello lì è ciò che assolutamente va mostrato, cioè c'è una sorta di Truman Show aquilano che rischia di oscurare poi il lavoro vero, grande e difficilissimo della ricostruzione complessiva, in cui c'è massicciamente l'Aquila,
il problema dell'Aquila, il problema di una città intera che è stata fermata in quell'attimo. Io sono stata qui per il giornale subito dopo, siamo arrivati la mattina, però ero verso Onna, Tempera, eccetera, eccetera, per cui per un giorno e mezzo ho lavorato lì, facevamo la straordinaria, eccetera. Quando ho finito sono andata all'Aquila, anche perché era una città che conoscevo, nella quale venivo, poi da Roma è abbastanza frequente, si può, c'erano ristoranti strepitosi, quindi si veniva a fine settimana all'Aquila e ci tenevo a vederla. E sono rimasta impressionata, lo dicevo prima qui ad alcuni colleghi giornalisti, la cosa che mi impressionò moltissimo in questo silenzio e in questa devastazione trasversale, perché la cosa più impressionante era come erano cadute le case degli anni 70, ma anche il centro, i palazzi diciamo di stile littorio erano tutti seriamente lesionati, cioè era una città intera appunto che era stata fermata. La cosa che mi impressionava era vedere questi cartelli che annunciavano spettacoli di teatro che non sarebbero mai andati in scena, concerti che nessuno avrebbe mai ascoltato, dolci che nessuno, c'erano nelle dolcerie, no? Domani non mi ricordo che dolci particolari, e quei dolci nessuno mai li avrebbe cotti. Cioè, e il concetto che dicevano quei ragazzi, il concetto della normalità, noi viviamo nel tempo come se questo tempo dovesse durare sempre e immaginiamo domani faccio questo, dopodomani questo, poi questo, poi questo, e lì invece il tempo si era fermato. Quanto durerà questo tempo sospeso? Io non lo so. Il ruolo dell'informazione nel far sì che su tutto questo si accenda una luce, che di tutto questo si continui a parlare, è grandissimo. A patto che per l'appunto si sconfiggano le due velocità dell'informazione, cioè l'informazione che tiene a dire guarda come abbiamo fatto le cose bellissime, guarda come sono contenti questi, che lascia indietro l'informazione che racconta i 6.000 ancora nelle tende, ai quali viene prescritto in maniera autoritaria di andarsene nei luoghi che loro non hanno scelto, di come dire, obbedire a un modello che a loro non è dato modo di discutere. Il problema vero in questo momento è che questo modello che si voleva far vedere, che si voleva mostrare non solo all'Italia ma all'Europa, come dicevi tu, è che è un modello che sta facendo un po' acqua da tutte le parti, nel senso che noi vediamo le case che vengono consegnate ad alcune migliaia di aquilani, però quel progetto, quello slogan dalle tende alle case è fallito, si è rivelato un flop, perché noi abbiamo ancora, come dicevi te, ricordavi, abbiamo ancora alcune migliaia di persone nelle tende che non vogliono andare. Loro dicono non vogliamo essere deportati, no? È una parola bruttissima, ma è quella che usano loro. Non vogliamo essere deportati al mare o a Pescasseri o in altre località montane, perché siamo voluti rimanere qui, stiamo qui, adesso dateci una casa. Quindi questo modello in realtà, quello che si vuole far vedere è un'immagine che è falsata di questa città anche in questo momento, perché alla fine è vero che sono contente quelle famiglie che avranno un tetto sulla testa per qualche tempo in attesa di, ma quello che la città vuole sapere, che credo tutti vogliamo sapere, è il tempo, quanto tempo ci vorrà per riavere questa città, per riavere la nostra vita. Allora, si parla sempre più frequentemente in questo periodo, in questi ultimi mesi, di una legge speciale per l'Aquila, di una legge parlamentare, quindi di una legge che impegni, una legge del Parlamento che impegni il Parlamento stesso, il governo e la nazione sul tema della ricostruzione, che è quello che preme di più a tutta la città, insomma, al di là adesso di dare un tetto a tutti che è l'emergenza prioritaria in questo momento. Ecco, voi Marco, te che hai, diciamo, hai aperto delle finestre importantissime in tutto questo periodo estivo, nell'emergenza del terremoto, volevo, insomma, ho visto anche una copertina prima del vostro giornale, del tuo giornale.
Che tipo di attenzione presterete come giornale ancora a questo tema della ricostruzione? Cioè questo sbilanciamento che abbiamo tra i giornali e le televisioni che ci mostrano, le televisioni nazionali, un po' tutte, che ci mostrano un mondo fatto di una realtà virtuale, io la chiamo, no? Noi abbiamo per tutto ciò che riguarda, se noi andiamo a Roma, a Milano, ci dicono ma è tutto a posto, funziona tutto, l'ospedale è riaperto perché si dà notizia dell'ospedale che, non so, è venuto il premier, ha inaugurato l'ospedale, il nuovo ospedale, in realtà l'ospedale è ancora tutto nelle tende, ci siamo, l'ospedale è quello qui di fronte ed ancora nelle tende, si inaugurano le casette, poi in realtà sono le casette che ha fatto la provincia di Trento, sono le casette che ha fatto la Banca d'Italia, sono comunque tetti sulla testa delle persone, ma sono casette che ci servono per l'immediato, per affrontare questa emergenza. Ecco, come pensate di informare i vostri lettori rispetto a questa tragedia che c'è ancora, è tutta qui ed è in mare, non sappiamo i tempi quali saranno per riavere questa città come era prima. Mostriamo innanzitutto la copertina che hai nominato, sì, alle persone che sono qui davanti, in maniera che si tolgano la curiosità. Eccola qui, spero si riesca a leggere anche da là in fondo il titolo, parliamo di ricostruzione spot. E abbiamo messo il prefisso ri tra parentesi perché abbiamo l'impressione che qui si tratti di un processo di, eccola, di un processo di costruzione più che di ricostruzione. La ricostruzione non ci sembra sia ancora iniziata, invece è iniziata la costruzione di New Town, che sono quelle che poi il Presidente del Consiglio ha annunciato nell'immediatezza del sisma, con un tempismo che a me lascia ogni volta sbalordito. Ora non voglio metterla sul piano della polemica politica, però io ricordo che subito dopo il terremoto Silvio Berlusconi era lì e annunciò la costruzione di una New Town a San Giuliano di Puglia. La stessa cosa è avvenuta nell'immediatezza subito dopo il terremoto che ha colpito L'Aquila. 15 giorni fa, 20 giorni fa, quando è accaduto a Messina, il Premier era lì e subito dopo la tragedia di Messina ha annunciato che in tempi molto brevi sarebbero state costruite delle nuove case. Ora, non dimentichiamoci mai che quest'uomo è innanzitutto un palazzinaro, che questa è la sua provenienza. E poi, per carità, nella sua carriera ha interpretato mirabilmente anche altre professioni, però c'è, come dire, un DNA da costruttore, no? E questo, ecco, ci ha fatto riflettere molto durante i mesi scorsi. Poi io sono un direttore fortunato, tra virgolette, perché la mia rivista fa riferimento ad un'associazione molto radicata nel territorio, abbiamo un circolo locale anche qui, abbiamo un gruppo regionale che agisce in tutta la regione, quindi noi dreniamo l'informazione innanzitutto attraverso questa rete di attivisti, gli attivisti di Legambiente, le persone che sono in questa sala avranno avuto modo anche... Voi siete stati impegnati anche in alcuni campi. Sì, di incrociare i nostri volontari che hanno lavorato su questo territorio, in particolare sul recupero dei beni culturali. Anche a Collemaggio siete? Ritengo di sì. Peraltro c'è un servizio che accompagna questa inchiesta realizzata da Maurita Gardone, che è una nostra, vabbè, bravissima, io lo posso dire perché la conosco, so che è molto brava redattrice, peraltro abruzzese, quindi ha saputo interpretare anche l'antropologia dei luoghi in questo servizio. Ebbene, tu mi chiedevi come noi immaginiamo di proseguire questo lavoro. Dicevo, innanzitutto continuando a drenare informazioni sul campo. E ciò che mi è piaciuto, che mi ha convinto, che mi ha commosso del video che abbiamo osservato prima insieme, sta proprio nel fatto che in questo lavoro hanno parlato le persone, hanno parlato questi ragazzi, si sono espressi, parlato attraverso linguaggi diversi. L'impressione che io e un po' tutta la redazione di Nuova Ecologia ha avuto è che abbiano, come dire, nei mesi scorsi si sia parlato attraverso le persone, siano passati dei messaggi attraverso l'esposizione delle persone colpite dal sisma, ma abbiano parlato poco le persone,
Quindi noi stiamo cercando di continuare questo lavoro sul campo per raccogliere testimonianze, voci, bisogni, come è stato fatto in questo video, anche pezzi di immaginario che arrivano dalla popolazione dell'Aquila. Lo abbiamo cominciato a fare da subito, nel senso che subito il nostro giornale online ha cominciato a raccontare, appunto cercando di contattare i nostri qui sul campo, ha cercato di raccontare i fatti che stavano accadendo già subito dopo il terremoto del 6 aprile. Io stesso sono stato un paio di volte qui, un'altra nostra redattrice che è Elisabetta Galgani ha realizzato un altro dossier, appunto entrando nel vivo di quelle prime settimane che seguirono al sisma. Ora il nostro obiettivo è questo, è quello di far emergere bisogni, drenare punti di vista altri, paralleli, collaterali rispetto a ciò che abbiamo ascoltato e visto dal mainstream durante gli ultimi mesi, in particolare da quando poi sono iniziate le consegne delle case, del piano case per l'appunto. Io credo che ci sia bisogno di trasparenza, ecco, credo che la trasparenza siano delle parole chiave sulle quali bisognerà investire per il futuro prossimo in questo territorio, perché ci sono anche delle questioni sulle quali bisognerà esercitare attenzione nel concreto degli appalti, nella gestione delle macerie. Noi abbiamo anche un osservatorio che si chiama Ricostruire Pulito, proprio sulla legalità e sui fenomeni che appunto possono metterla in forze nei processi che continueremo a seguire anche nei prossimi mesi. Quindi il nostro lavoro va su due binari, cerchiamo di raccontare insieme alle persone che stanno vivendo questa esperienza i bisogni e di osservare questo fatto dal punto di vista delle cittadine e dei cittadini, e poi su un altro piano, sempre attraverso l'esperienza e il lavoro che mettiamo in piedi insieme a Libera, l'associazione contro le mafie, stiamo tenendo sotto monitoraggio anche gli aspetti legati alla legalità. E questo è un argomento attualissimo in questi giorni. Noi come giornale ci siamo intervenuti, ormai è una settimana che facciamo articoli su questo, su questo allarme, infiltrazioni mafiose negli appalti, o meglio nei subappalti. Abbiamo anche pubblicato un lunghissimo elenco di ditte che hanno ottenuto subappalti anche molto consistenti, danarosi. Quindi questo è un allarme sentitissimo in questo momento, e tutte le, dal prefetto, anche da Bertolaso al prefetto e poi a tutti gli altri, hanno lavorato molto in questi mesi su questo tema, e anche con controlli continui nei cantieri, con tutto un sistema interforze, si presentano quasi giornalmente nei cantieri e mettono, insomma, stanno spulciando carte di ognuna delle ditte che è al lavoro, anche perché diceva Bertolaso e diceva anche il prefetto che quando ci sono stati gli appalti, quando sono scattati questi appalti, non si poteva fare un controllo fiscale in quel momento, si poteva controllare solo dal punto di vista della DIA se c'era il certificato, il famoso certificato antimafia per poter cominciare a lavorare. Poi dai controlli via via sono emerse altre cose. Ma al di là adesso di questo problema che è molto di attualità, Marino Sinibaldi, con Radio 3 noi abbiamo avuto modo di sentire, io stessa quando sono andata qualche volta fuori quest'estate, ho avuto modo di seguire quello che succedeva all'Aquila anche attraverso le trasmissioni, i collegamenti con Fahrenheit, quelli giornalieri. Ecco, come pensate, la stessa domanda che ho fatto a Marco, come pensate di tenere aperta una finestra su questa realtà, su questa emergenza che non è un'emergenza chiusa? Prego. Sì, infatti ora è più, sicuramente più difficile, anche se non è mai stato facile, perché appunto io non saprei dire cosa ha fatto l'informazione, già il concetto di informazione in questi casi mi sembra insufficiente, insomma, e lo abbiamo visto ora, perché questo video, film o documentario, non so, film, visto che è andato a Venezia,
e dimostra che noi abbiamo bisogno di notizie, ma anche abbiamo bisogno di storie, cioè ci sono cose che non si capiscono con il normale circuito giornalistico, cioè quello appunto delle notizie che per forza di cose guardano l'aspetto già illuminato, nel senso su cui già c'è la luce dell'attenzione, e qui all'Aquila questa non è mancata, se dovessimo dire la quantità di luce l'Aquila ha avuto è senz'altro altissima, è diventato un palcoscenico mediatico l'Aquila. La differenza per esempio con quello che sta accadendo a queste ore a Messina è enorme. Ora sono due drammi di scala sicuramente diversa, ma la melma più o meno metaforica che avvolge il disastro idrogeologico di Messina e dintorni è totale, non c'è, lì non c'è nulla, quasi più nulla, nessuno dice più nulla e non sappiamo più nulla. All'Aquila è successo qualcosa di diverso, persino, come dire, si è rovesciata talmente tanto la situazione che è diventato un palcoscenico mediatico in cui si recita insomma c'è sicuramente uno spettacolo che va in onda ogni tanto dall'Aquila con il clou dell'assegnazione di altre case in modo che l'opinione pubblica fa sicuramente fatica a controllare. Quello è un aspetto, e lì senz'altro la parola chiave è la trasparenza che evocava Marco, cioè la capacità della stampa di esercitare un ruolo apparentemente ovvio e tradizionale, cioè quello della vigilanza e dell'informazione e dell'attenzione, apparentemente ovvio e tradizionale, in realtà è proprio quello che è in discussione in questi mesi in Italia, cioè ed è il tema della libertà dell'informazione. Poi ce n'è uno che è la qualità invece dell'informazione, lì appunto già il concetto di informazione mi sembra insufficiente, il concetto di notizia, il concetto e il contenuto di quello che fanno i giornali e gli organi di informazione è insufficiente, e lo scopriamo ogni volta rimanendo sorpresi dalla quantità di informazione che ci arriva per esempio da un materiale narrativo come questo, o nel caso delle cose che tu citavi di Farnet, da cose che non hanno proprio a che fare col lavoro dei giornalisti, tanto che noi per varie ragioni, anche per il fatto che non siamo in senso stretto un programma giornalistico, quello che abbiamo fatto nelle prime ore è chiamare tre ragazzi di qui, più o meno di qui, tre studenti delle facoltà di scienze della comunicazione, e chiedergli di andare in giro e vedere. Sono Francesco Paolucci appunto, che poi è per varie vie, perché poi si è partita tutta una catena singolare di rapporti e conoscenze e coincidenze che stanno dietro questo lavoro, il Bibliobus che gira e altre cose, delle quali con Farnet ci è capitato di essere vario modo non promotori ma elementi di collegamento. Francesco, Marianne Gianforte e Alessandro Tettamanti, che sono tre studenti di scienze delle comunicazioni, abbiamo detto beh, andate a fare i giornalisti visto che avete studiato a Teramo, credo tutti e tre, una nobile università di Teramo, e andate a fare i giornalisti, insomma, per modo di fate quello che volete. E naturalmente la quantità, io non so se di informazione o di storia, perché appunto penso che la conoscenza derivi un po' ormai dall'intreccio di questi materiali, è singolare, sono contento che ti abbia colpito, insomma a me che stavo a Roma e assistevo a queste cose colpiva sempre moltissimo la loro capacità di vedere delle cose che cambiavano, e cambiavano anche molto rapidamente nelle prime ore e molto drammaticamente. Poi invece è successo qualcosa di diverso che ha implicato un elemento di partecipazione, sono cominciate ad arrivare molte telefonate di gente che cominciava a parlare di libri, sia qui dall'Aquila, c'è gente che usava il racconto dei libri che aveva perduto, aveva lasciato, aveva salvato, come evidentemente un elemento anche simbolico, diciamo, di un rapporto con la propria vita e la possibilità di continuare la propria vita. Parallelamente è cominciato ad arrivare quasi all'inizio spontaneamente dei libri che arrivavano da varie città d'Italia e di cui noi all'inizio non sapevamo cosa fare, poi abbiamo conosciuto attraverso un paio di libraie Nicoletta e Beatrice e poi il Circolo Arci Querenzia, abbiamo messo in piedi questa rete. Ecco, io non so se lì stiamo facendo informazione, sicuramente un evento come questo suscita un'attenzione, diciamo un'onda emotiva che non si accontenta, almeno per il pubblico di Radio 3 che è particolare, non si accontenta dell'elemento dell'informazione, non si accontenta dell'informazione che ha e quindi ha bisogno di più informazioni, più notizie, ma anche storie, cioè elementi che raccontino davvero la trasformazione, e poi non si accontenta solo di assistere o di sapere, ma in qualche modo manifesta una dimensione, diciamo, di partecipazione, che poi non è solo di partecipazione, perché appunto attraverso i libri, per esempio, i libri raccontati anche nei mesi successivi, quando i nostri collegamenti praticamente erano tutti con questo minibus, bibliobus che girava, attraverso i libri emergevano molti elementi della quotidianità che si faceva fatica a raccontare, e lì credo che cadessero anche delle autocensure da parte delle persone che vivevano nei campi e che
usando l'emozione condivisa di una lettura, raccontavano cose che poi con la lettura o la letteratura avevano pochissimo a che fare. Ecco, sono tutti varchi, Marina, attraverso i quali è come se premesse qualcosa che i giornali come sono fatti, i notiziari come sono fatti, anche le radio come sono fatti, non riescono a raccogliere. C'è dietro questi eventi drammatici qualcosa che ristruttura violentemente la vita e poi le relazioni e le istituzioni comprese. Ecco, questo probabilmente il circuito normale dell'informazione non riesce a farlo. Io ho visto, intanto naturalmente con un po' più che piacere, una forma di entusiasmo che mi rende impossibile giudicare il prodotto oggettivamente, ma insomma, visto che il prodotto è effettivamente molto bello, ho visto i primi romanzi che escono dall'Aquila, i primi libri che sono a cavallo tra la documentazione e la fiction che escono dall'Aquila, mi aspetto che lì emerga, scatti qualcosa e si cominci a raccontare qualcosa che è diverso dall'emergenza delle prime ore e che, lo vedo anche nel documento dell'Onlus, dei genitori si diventa più difficile da raccontare, voi lo scrivete, no? Che usciti dall'emergenza, tolta la luce, adesso si tratta per voi di fare qualcosa, per noi di raccontare qualcosa che è più difficile da vedere, per il quale probabilmente servono linguaggi diversi e non basta quello tradizionale dell'informazione, anche se diciamo è assolutamente necessario. Sicuramente servirà qualcosa di diverso, perché è stato, tra virgolette, facile raccontare i primi tempi del terremoto per noi tutti, no? Io vabbè, per un po' non sono stata al lavoro, mi sono dedicata alla realizzazione di un campo, di una tendopoli, quindi per le prime settimane diciamo sono rimasta a lavorare nella tendopoli, che poi è anche la tendopoli nella quale abbiamo promosso una raccolta di libri. E torniamo al tema di prima, abbiamo lanciato questa idea di raccogliere libri per poi fare una biblioteca ed è quello che poi faremo. Abbiamo attualmente circa 10.000 volumi, a cui ne arriveranno altri, insomma sappiamo già che ci stanno arrivando un po' da tutta Italia, quindi il tema del libro che torna. Però ecco, all'inizio era facile raccontare il terremoto, le storie, la tragedia, i disastri, le famiglie che avevano perso tutto, i figli, i genitori, gli amici, la casa. Oggi diventa più difficile. Noi per lunghi mesi qui all'Aquila e anche adesso, quando ci incontravamo e forse anche adesso continuiamo a farlo, ci salutavamo e dicevamo: che lettera sei tu? Come casa tua come stai? Dico, mi spiego subito, che lettera sei? La tua casa come è stata classificata? Sei una lettera A, quindi sei fortunato, sei una B così così, sei una E... è un disastro, no? Quindi si prevedono tempi lunghi per il rientro, per la sistemazione, se mai si rientrerà, se non dovranno essere abbattute, eccetera. Quindi oggi è molto più difficile raccontare il terremoto, ma oggi è il momento per noi aquilani di non mollare, di non essere mollati, perché oggi è il momento veramente, qui è il momento della svolta, non come settembre è stata la svolta per i ragazzi, però qui adesso veramente comincia il momento della svolta per noi, perché senza una legge per il centro storico, senza progetti per la ricostruzione, adesso vedremo, senza questa governance che dovrebbe partire, ecco il tema della governance che sta appassionando un po' il mondo politico in questo momento, no? Perché si parla di Bertolaso e della protezione civile che dovrà lasciare l'Aquila il 31 dicembre, perché per decreto il termine scadrà il 31 dicembre, non sappiamo ancora se verrà data una proroga alla protezione civile. Comunque tutto dovrebbe andare nelle mani degli enti locali, del commissario Chiodi, che è il commissario, il presidente della regione, di questa governance, e lì entreremo nel clou proprio di quello che è anche l'argomento di oggi, no? Come sarà, come ci muoveremo per ricostruire l'Aquila, e qui l'informazione giocherà un ruolo ancora fondamentale. Ecco, però io che sono nel mondo dell'informazione e ci lavoro, so bene le difficoltà di non poter raccontare, di trovare ancora spunti
per appassionare i nostri lettori, soprattutto se poi sono giornali nazionali, sono settimanali nazionali, se sono reti nazionali, Rai o Mediaset. Quindi dovremo magari impegnarci un attimo e trovare, cercare di stimolare un po'. Io ho visto in questi giorni si sono riempite le aule del Tribunale, il Tribunale in questi giorni, in questo periodo è dislocato a Bazzano, non ha più una sede neppure il Tribunale, perché voglio ricordare che con il terremoto qui è crollato tutto, dall'ospedale, il tribunale, le scuole, il comune, la provincia, la regione, cioè qui abbiamo avuto la prefettura che è diventato l'emblema poi, no, del crollo del terremoto, qui in quei pochi secondi è crollato tutta una città che era un capoluogo di regione. E in questi giorni abbiamo avuto tutte le reti nazionali, tutti i giornali nazionali qui al tribunale per i famosi avvisi di garanzia. Ecco, che cosa potete proporre voi, Bianca, per esempio, per tornare sull'argomento, che cosa in questo momento può interessare di questa città? E la questione della trasparenza, degli appalti, si può tornare sopra su questo argomento puntando su questo tema? Oppure sulla mancata ricostruzione che stenta a partire? Oppure sulla situazione che stanno vivendo le famiglie ancora sfollate sulla costa o qui nelle tende? Che cosa può interessare un settimanale come Panorama in questo momento di questa città? Che cosa può interessare? Ti segnalo che per esempio già quest'oggi per il Corriere della Sera c'è una mezza pagina di intervista a Beppe Pisano, presidente della Commissione Antimafia, a proposito del rischio delle infiltrazioni mafiose. Questo che tu dici, che cosa può interessare? Mi pare, come dire, che la risposta in qualche modo è in questo video o in questo film, come opportunamente dice Marina Sinibaldi, non per nobilitare, ma perché obiettivamente è andata a Venezia e poi comunque ha una sua densità, nel senso il mondo, il grande circo dell'informazione normalmente mette le tende finché gli eventi sono caldi, dopodiché stacca e si dedica solo e soltanto alle punte, va per temi. Allora quindi i filoni che tu dici, gli avvisi di garanzia, avessero messo in galera 30 persone, invece che avere una copertura di un giorno e mezzo, avresti avuto le tende del circo per una settimana, insomma, cioè 4 giorni. Ormai l'attenzione comunque dei mezzi di comunicazione tende a diventare limitata nel tempo, anche perché obiettivamente questo paese propone una montagna, diciamo, di emozioni, come la storia dell'alluvione di Messina, che è ben diversa ovviamente dal terremoto, allora di Messina, che è durata poco, anche perché lì l'ordine dei problemi è talmente, un po' perché per fortuna L'Aquila è ancora nel centro del paese, quindi non pesa sull'Aquila il pregiudizio che al momento è fortissimo su tutto ciò che riguarda il Mezzogiorno d'Italia. Sud, sì. E gli abruzzesi sono andati dovunque nel mondo e quindi è possibile che scattino quei meccanismi di solidarietà che sono poi all'origine di questo gemellaggio con Genitori si diventa, che Genitori si diventa crea una gemmazione, se non capisco male, qui sull'Aquila, o anche Minimondi crea una gemmazione qui sull'Aquila. Questo meccanismo, per esempio, per zone come Messina dopo l'alluvione, per Giampilieri, figuriamoci, non è scattato né prevedo che scatterà, perché lì niente, ormai quello è morto e sepolto. Per ciò che riguarda l'Aquila, il punto in qualche modo io direi che non è dal mondo dell'informazione che possono venire suggerimenti, quanto piuttosto da voi. Come esattamente questo film dimostra, che lavorando su una solidarietà immediata, che è quella scattata tra L'Aquila e Venezia, ha poi creato un rapporto stabile a quello che leggo, no? Da lì è nato il film. Dal film è nata la mostra di Venezia, poi quindi c'è stato un ritorno d'attenzione
è più probabile, credo molto anche a questo meccanismo che dice Marino Sinibaldi, cioè cominciano a venire fuori i primi libri che raccontano le cose. Ahimè, il punto è diventato essere eventi, creare eventi. Le storie si consumano purtroppo molto rapidamente e devo dire, rispetto ai tempi medi di copertura dei fatti, sul terremoto dell'Aquila ancora riesce a durare un'attenzione, cioè è stato un intero magazine del Corriere della Sera dedicato a questo, ci sono stati i pezzi recentemente a proposito dei 6.000 che vivono nelle tende, cioè direi che periodicamente questa attenzione si ripropone. Quello che probabilmente deve succedere è che questa attenzione superi lo stadio dell'emozione per la storia e cominci a diventare progetto per quello che può accadere. Cioè è evidente che se da Bertolaso, ed è già stato detto, il compito della ricostruzione passa sulle spalle dei comuni o massimo che vada, bene che vada, del commissario Chiodi, ci sarà una caduta forte, perché non, l'importo, il semplice importo materiale della ricostruzione qui è immane, se solo solo si considera il nodo dell'Aquila che è centrale. Però su quello io penso bisognerà inventarsi qualche cosa, bisognerà, non lo so, se chiedere che si mobilitino le intelligenze, le migliori intelligenze della cultura e dell'architettura italiana per trovare un modo di far rinascere l'Aquila. Credo più a un meccanismo in cui da qui si riesce ad inventare qualche cosa da proporre poi al mondo dei mass media o più in generale all'opinione pubblica nazionale, che ha l'inviato che ricade. Perché il problema grosso è che poi a un certo punto si finisca a dire, vabbè, il terremoto abbiamo già dato. Sì, anche quello che si sta dicendo ora. Credo, perché sta passando un po' questa... Perché tu hai questa impressione? A volte sì, si ha già questa impressione, perché con tutte queste notizie che arrivano fuori di cose, almeno da quello che mi dicono amici, colleghi che si trovano fuori l'Aquila, che vivono e lavorano fuori l'Aquila, c'è questa impressione, ma state bene, è tutto risolto, sta andando tutto a posto, perché evidentemente al di là poi di quello che esce sui giornali, il lavoro che stanno facendo, che si sta facendo nelle televisioni nazionali, mi riferisco sempre a quelle nazionali, è questo, è un po' far vedere tutti gli aspetti belli, tranquilli di questa, l'Aquila sta tornando alla vita, riapre questo, riapre l'altro, stanno tutti bene. E quello che invece esce di meno è che la difficoltà che viviamo giornalmente, che è una difficoltà seria, in questi noi ci troviamo ospiti dell'università, in questa struttura regalata da Farmindustria all'università, che non aveva più neppure una sede dove riunirsi, dove vedersi. Questa era una città universitaria, dico uso era, lo dico al passato, perché stenta questo era a diventare un è, a trasformarsi in un è. Questa era una città che aveva 27.000 studenti universitari, tra fuorisede e studenti aquilani. Oggi non abbiamo, nonostante gli sforzi dell'università che si stanno facendo, oggi non abbiamo purtroppo case dove far dormire gli studenti, non abbiamo alloggi. Ne abbiamo poche centinaia, quando saranno pronte queste nuove case dello studente, una regalata dalla Regione Lombardia, l'altra che sta realizzando l'università stessa, insomma. Quindi si ha già l'impressione che fuori c'è quest'idea, ah, riecco l'Aquila, in senso un po' perché c'è stata questa forte concentrazione di attenzione, il G8, che
che adesso tra i pro e i contro noi forse tutto sommato l'abbiamo visto con un occhio benevolo, no, il G8, perché comunque era l'occasione per tenere alta l'attenzione sull'Aquila. Ma quindi le trasmissioni di Vespa porta a porta, tantissime dedicate all'Aquila, se non altro perché lui è un aquilano, quindi lui è nato qui all'Aquila, è legato insomma a radici, a amici, a parenti, ai familiari. E quindi però al di là, forse anche per questo continuo palcoscenico sull'Aquila e sulle cose che vanno bene, forse ha creato negli altri, ecco gli aquilani insomma, no? Allora io volevo chiedere a Marco, il G8, abbiamo toccato questa punta del G8, pochi giorni fa Bertolaso ha detto le donazioni promesse da altri sono rimaste promesse. C'è poco di donazioni vere che sono arrivate sulla città. Ricordiamo però che fu Berlusconi stesso a dire subito dopo il terremoto a chi voleva donare fondi, aiuti, non ci serve niente. Quindi credo che sia la diretta conseguenza di questo, cioè voglio dire, non si può prima rifiutare un aiuto e poi pretenderlo. Adesso scusa se ho interrotto la tua domanda, no, ma era, mi è venuto era, come dire di slancio, perché era vedere un po' che cosa ne pensavi tu di questa cosa dal G8 ad oggi, il G8 come palcoscenico proprio mondiale, noi siamo stati proprio questa località Coppito perché si è svolto qui questo G8. Dal G8 ad oggi secondo te che cosa è cambiato e dal punto di vista mediatico che cosa cambierà nei prossimi mesi per questa realtà? Ma mi fai una domanda un po' proibitiva per me, nel senso che non riesco a, come dire, appunto, prevedere il futuro con tanta facilità. Ti posso dire un po', secondo me, di che cosa ci sarebbe bisogno per fare in modo che rimanga un'attenzione virtuosa e non strumentale su questa vicenda. Fermo restando che sul G8... io stesso mi espressi a suo tempo in altre circostanze in maniera piuttosto critica, perché ritenevo che fosse un'altra operazione, per carità, a fin di bene, qui non si demonizza nessuno, tantomeno il ruolo della protezione civile, questo voglio dirlo con molta chiarezza. Abbiamo assistito ad una grandissima prova di efficienza da parte della protezione civile, che è riuscita a dimostrare come veramente questo sia un, come dire, un'eccellenza italiana, la nostra rete di protezione civile, non va messa all'indice soltanto perché altri aspetti di questa storia invece dovrebbero essere gestiti secondo una logica che non è quella dell'emergenza. Voglio dire, non si può gestire la ricostruzione attraverso il metodo con cui si gestisce il primo soccorso. Per tornare al tuo tema, alla tua sollecitazione, dal G8 a oggi credo che la filosofia sia rimasta la stessa. Forse c'è l'opportunità di proporre un andamento diverso, un metodo diverso per ciò che ancora deve avvenire. Innanzitutto abbiamo bisogno di centrare di nuovo, secondo me, come operatori dell'informazione, l'attenzione di tutti sui problemi delle persone, sui problemi logistici, sul fatto che salta la corrente in continuazione, sul fatto che le persone per tornare sul posto di lavoro dai luoghi in cui sono stati destinati per gli alloggi provvisori devono percorrere anche 50 chilometri ad andare e 50 a tornare. Molte delle persone che vivono in queste terre sono allevatori, quindi c'è anche il problema di sostenere appunto quotidianamente gli animali, e questo introduce difficoltà che per le persone comuni che magari vivono nelle metropoli non sono facilmente percepibili. Quindi noi abbiamo bisogno di raccontare, di costruire un'informazione a misura d'uomo per spiegare che oggi questa comunità ha bisogno di sostegno, perché sono questi i problemi che incombono. La disoccupazione è un dramma, credo, per il futuro prossimo di tanti che sono qui. Non avere certezza, soprattutto i liberi professionisti, su quale percorso di vita e di lavoro darsi. E quindi
qui centrare l'attenzione e l'immaginario di tutti sul problema della casa, avere o non avere una casa, significa lavorare soltanto su un aspetto della questione, perché c'è tutto il resto che invece dobbiamo saper raccontare con la stessa incisività e con la stessa capacità di tessere storie comprensibili per chi non le sta vivendo sulle proprie spalle. Quindi spiegare che oggi c'è un problema proprio legato alla possibilità di progettarsi una vita insieme alla propria famiglia in questi territori e di dover rispondere peraltro all'immediatezza, ai problemi dell'immediato, attraverso un'organizzazione, una logistica che si è fatta molto complessa, perché mi è noto, insomma mi risulta che persone che vivevano nel comune dell'Aquila adesso hanno come alloggio provvisorio ancora un albergo a Pescassero, e sappiamo che non è affatto semplice, no? Muoversi da queste parti nonostante l'autostrada. Al di là dei problemi, però, io voglio anche così gettare uno sguardo, come dire, costruttivo su, diciamo, in questa serata, in questo confronto fra di noi, perché è vero che la tragedia è stata ed è forte, ma qui forse c'è anche l'opportunità di pensare che l'Aquilano possa diventare un laboratorio, stavolta davvero esemplare, in uno scenario più ampio, anche europeo, sulla valorizzazione dell'identità locale, sulla valorizzazione dei beni ambientali e culturali di questi territori, che vanno salvaguardati e valorizzati ora o mai più. Cioè qui l'economia va ricostruita prima o parallelamente all'abitazione di ciascuno. Bisogna pensare a un progetto per l'economia della provincia dell'Aquila e anche del resto dell'Abruzzo, centrato sulla valorizzazione dei beni profondi che sono rimasti in queste terre e che bisogna rimettere al centro dell'attenzione della comunità nazionale. Ecco, in questo senso, secondo me, da qui si può ricominciare per pensare un percorso, un tracciato per una nuova economia, che poi dovrebbe essere quella che interessi anche altre aree interne del paese. Attrarre qui attenzione e risorse per pensare l'economia della cultura, l'economia dei beni naturali, ambientali, culturali, non solo può dare futuro di nuovo alle ragazze e ragazzi, a quel tredicenne che diceva io non c'ho più il campo, quindi non c'ho più il terreno su cui crescere, diceva, ma anche per costruire un'esperienza esemplare per il resto dell'Appennino. Sì, più volte il sindaco dell'Aquila in questi mesi ha detto e ripetuto in più occasioni che le vere emergenze erano la casa, le scuole e il lavoro. Erano le tre cose legate, così strettamente legate, senza le quali non ci sarebbe stato futuro per questa città. Marino, può essere l'Aquila un laboratorio esemplare, come diceva lui, in questa fase? Da questo terremoto può nascere, può venire fuori questa cosa di fare di questa città un laboratorio esemplare? No, guarda, sul piano, diciamo, economico non lo so, non sono competente, anche se ho letto prima del terremoto dell'Aquila un libro bellissimo su questo, anche se sottovalutato, che è Shock Economy di Naomi Klein. Lei è l'autrice di Nologo invece, e lei racconta in quel libro come i disastri ambientali o tra virgolette naturali, lei analizza soprattutto il caso dell'uragano Katrina su New Orleans, sono dei formidabili vettori di trasformazione delle società, nel senso però negativo del termine, nel senso che rompendo ogni forma di solidarietà e rompendo ogni norma, abolendo ogni norma, permettono di superare la complessità delle decisioni che la democrazia implica e di travolgere gli elementi democratici che resistono dentro le comunità. Lei racconta questo a proposito del disastro di New Orleans, si ferma prima della reazione che forse quel disastro ha provocato e che forse è uno dei fattori che hanno permesso l'elezione di Barack Obama, però prima c'è stata questa violenta ristrutturazione economica, questa rottura di ogni elemento di equilibrio e di garanzia
delle comunità operata appunto adoperando i disastri, e questo sicuramente sta accadendo anche qui in qualche maniera, cioè sicuramente poi c'è una ristrutturazione delle vite, lei pure di questo parla naturalmente, io questo non lo so, sul piano dell'informazione magari, perché è un po' di questo che stiamo parlando, anzi, forse qualcosa del genere, cioè prima dice appunto non è demagogico dire è dall'Aquila che devono nascere, tu dici cosa accadrà in futuro, ma intanto a Natale ci saranno un sacco di servizi dall'Aquila, ci saranno due servizi contrapposti, ci sarà un TG che lo farà da dentro una casetta New Town in cui sono tutti felici, vediamo se è vero, eh? Ci sarà sicuramente un TG, non dico quale, ma insomma, dal 4 al 6 o dall'1 al 2 sono tutti 1, 2, 4, 5, 6, tutti così, 7, non lo so, poi qui c'avete 8 e 9, uno lo farà dentro una casetta New Town felice, con lo spumante appunto ancora in frigo, il panettone, la luce, il calore, e l'altro, forse ne è rimasto uno, che lo farà da una tenda, dove invece c'è freddo. Tu dici speri che non sia rimasta la tenda o speri che non sia rimasto il DG3? Condividiamo insieme questa speranza e anche l'altra. Quindi a Natale qualcosa ci sarà, insomma, se hai l'impressione che nessuno parli di voi, aspetta Natale e vedrai lo stucchevole ritornello del Natale, inevitabile, lo faranno tutti, anch'io ho idea di fare qualcosa però. L'altra cosa invece è vedere, e questo è il laboratorio, rispondo in un senso diverso, ma l'unico nel quale così ho un po' di... Vedere quanto sarà, io non ho grandi l'illusione del citizen journalism, no? Di questo giornalismo dal basso che insomma soprattutto in Italia è ancora poco sviluppato, che in altri posti del mondo sembra capace di raccontare le realtà, però insomma quello che abbiamo visto, abbiamo già riconosciuto che è un film, è anche il piccolo segno di una forma di citizen journalism, cioè di giornalismo fatto, ma quello chiamerei giornalismo, tanto il termine mi sembra ahimè un po' corrotto e irrimediabile, di informazione e narrazione fatta dal basso, usando però delle competenze che ora sono molto diffuse. Ecco, questa è la novità dei nostri tempi. Allora, sarà un'utopia quella del citizen journalism che rompe e aggira le censure, le resistenze, le incapacità, le insufficienze dell'informazione ufficiale, ma sicuramente a noi ormai sembra ovvio che in queste situazioni ci sia qualcuno capace di raccontarle, che ha le competenze tecniche e soprattutto la sensibilità, diciamo, artistica di usare linguaggi diversi, perché questo è importante. Poi dentro il video che abbiamo visto, il racconto che abbiamo visto come ci sono linguaggi diversi messi in gioco, quello del racconto naturalmente, ma anche quello di una sorta di psicodramma, uso il termine in senso tecnico ma anche un po' approssimativo, di queste costruzioni, di queste narrazioni fatte a distanza, cioè a Venezia, attraverso l'immagine di Venezia, che è effettivamente una città che sembra abbia resistito a una catastrofe naturale, e in parte almeno è vero, uno vede la propria di realtà, insomma abbiamo visto in maniera così, insomma lo dico molto semplificando forse troppo, ma insomma per farci capire, per condividere con voi l'impressione di aver visto messi in atto tecniche e linguaggi diversi di racconto e ricostruzione psicologica della realtà, no? Persino quello della musica, anche se non è che il rapper è il momento artisticamente più alto, anche se forse era la prima esecuzione, ma non è il momento artisticamente più alto del film, però abbiamo visto appunto questo, forse dobbiamo sperare o aspettarci, senza dire, essendo noi quelli che dovrebbero fare informazione, senza diciamo lavarsene le mani e dire fatela voi, però se c'è un laboratorio possibile, e forse questo è il modo anche migliore per accompagnare il lavoro che abbiamo visto, è quello di vedere come in una situazione sicuramente difficile, però è una situazione che mette pure in gioco le emozioni di ciascuno di voi, anche la capacità di raccontare ciascuno di voi, ci sia la capacità di accompagnare il lavoro che l'informazione deve fare con i mezzi, i modi e i limiti che ha, di accompagnarlo con una forma diversa di narrazione, di stimolo, di sollecitazione. Questo insomma è effettivamente l'unica vera novità che può riavviare oppure riaprire insomma le possibilità nel campo dell'informazione. Questo è vero ovunque, ripeto, in modo diverso secondo il progresso tecnologico e come dire, civile dei diversi paesi, ma forse non è il caso, anche da quel punto di vista, da Giampilieri non arrivi nulla, non c'è un blog, un video, una cosa, già perché siamo un paese di una terra, un paese, un pianeta diviso, una nazione a sua volta divisa in due, però ecco, se c'è qualcosa da aspettare,
da verificare da laboratorio è un po' questo, vedere se queste forme di istruzione, di formazione, di competenza che sono nate in questi anni sono capaci di, io dico di arricchire, in realtà dentro di me penso di aggirare il linguaggio dell'informazione ufficiale. Raffaele, una domanda per te. Prima mi dicevi fuori, io sono stato qui, sono tornato oggi, tornerò anche nelle prossime settimane, insomma saremo qui presenti. Tra l'altro molti di voi li abbiamo visti anche al lavoro nei campi, nelle varie tendopoli, al lavoro giornalistico, di racconto giornaliero. Ecco, su che cosa pensate? Qual è il settore in questo momento, di questo, se c'è un settore di questo terremoto che vi può più interessare? Quello della trasparenza, come diceva, degli appalti? Guarda, che cosa in questo momento? Questa tua domanda, che secondo me rimanda anche un po' al senso di questo dibattito, crea un certo disagio, perché da un punto di vista tecnico qui di notizie ce ne sono, cioè non c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Hai parlato della ricerca delle responsabilità e degli avvisi di garanzia. Sappiamo, alle volte noi usiamo delle espressioni molto pudiche, forse dietro c'è la camorra non è dietro, ci sono delle infiltrazioni, no, non sono infiltrazioni, è proprio un allagamento. Noi avremo una minoranza di appalti che non saranno gestiti dalla camorra e dalla mafia, una piccola minoranza. Io ero martedì a Strasburgo e parlavo con un deputato europeo che chiedeva conto all'Assemblea per vigilare sui 430 milioni che dall'Unione Europea arriveranno qui. Diceva: per favore vigilate, che lì sarà un casino. E di questo noi possiamo esserne assolutamente certi. Anche Baroni ieri parlava di questa vigilanza. Assolutamente. Noi, come dire, sappiamo che sull'Expo di Milano, sul terremoto dell'Abruzzo, ci sono delle questioni disegnate in maniera estremamente leggibile e difficilmente perseguibile proprio a causa di quel meccanismo di sotto appalti che dicevi prima. Abbiamo una quantità di vicende umane importanti, abbiamo da raccontare una nuova storia della storia dei terremoti italiani, che fino ad ora è stata, ahimè, sempre quella. Cioè, qui dovremmo dirti: guarda, noi non possiamo partecipare a questo bel dibattito perché abbiamo così tanto da fare all'Aquila che non abbiamo tempo. Invece il problema è che tu ci stai chiedendo: c'è qualcosina che può interessare? E Marino continuamente ha ripetuto questa cosa di grande lucidità: cerchiamo altre forme per raccontare questa storia, perché quella l'informazione lo sappiamo com'è. Tu prima hai fatto una domanda, lui con molto pudore giustamente ha detto: io non posso predire il futuro, ma noi il futuro lo conosciamo. Noi il giochino del che fine ha fatto per ciascuna notizia, molto densa ma di breve durata, potremmo farla per ognuna delle storie che conosciamo. Ma che fine ha fatto la SARS, la mucca pazza, la via? Boh. Sono storie molto di grandissima densità, contrariamente al giornalismo del che aveva, per dirla con Merovitz, un senso del luogo, dove la vicenda aveva un pregresso, uno svolgimento, una fine. Penso a Dino Buzzaggio, al giornalismo di altri tempi. Ora abbiamo grandissima densità, poi pam, le storie spariscono e non si sa che fine hanno fatto. Io a Firenze ho cercato di chiedere a delle persone per strada dell'Aquila e tutti avevano la stessa percezione di: certo, c'è una tragedia, però bene o male si è ripartito, e meglio di tante altre volte. Ma quando mai un ospite di un telegiornale nazionale interrompe la conduttrice per dire: no, guardi, mi scusi, io sono ministro, state esagerando? Quando a maggio il TG1 titolò: Aquila, riaprono le scuole, ed era una signora che faceva lezione in una tenda, e c'era Bertolaso in studio che disse: chiedo scusa, non è proprio così, perché aveva anche delle responsabilità in quella direzione. Questo è grave ed è interessante. Noi abbiamo, secondo me, tutti come veramente identità del mestiere, perso di credibilità. Noi abbiamo una situazione dove sappiamo che i giornali che afferiscono più o meno alla maggioranza diranno probabilmente delle cose, quelle opposizioni diranno quelle altre. Noi abbiamo un numero di lettori cosiddetti marginali in Italia molto basso, nel senso che io non conosco nessuno che oggi compra il Tempo, domani il Manifesto, dopodomani la Repubblica e dopodomani ancora Libero.
Per cui abbiamo, io spesso sento ripetere la frase, io compro quel giornale perché mi dice quello che io voglio sentirmi dire, e noi da destra, da sinistra, dal centro rassicuriamo e confermiamo e coccoliamo i nostri lettori, i nostri ascoltatori dicendogli quello che vogliono sentirsi dire. Quindi la tragedia, penso all'emergenza spazzatura a Napoli, piuttosto che a Messina, piuttosto che all'Aquila, è un piatto ricco finché serve. È un piatto ricco, un piatto utile, utile per la politica, utile per il circo mediatico, finché serve. Poi, passato il tempo dovuto, e all'Aquila altro che se è passato, c'è altre storie, c'è altre cose, c'è altre vicende, soprattutto perché, come dire, insieme ad aver perso di credibilità, soprattutto noi abbiamo perso completamente di qualunque concretezza. Le nostre notizie sono spesso astratte, non hanno un volto, non hanno un nome, non hanno un cognome, sono notizie che generano la distrazione del basso continuo, di rumo. Se voi spegnete un telegiornale e chiedete a chi avete di fronte cosa hanno detto, non se lo ricorda. Ma come, andare in onda adesso, non te lo ricordi? È un rumo dove l'astrattezza gioca un ruolo importante, dove è digeribile dire passami il sale mentre il telegiornale annuncia 50 morti di cui 27 bambini, e la reazione è passami il sale, perché è un racconto assolutamente astratto, che non ha volti, che non ha nomi, non ha cognomi, non ha storia, non ha memoria, non ha nulla, è una roba astratta. Per questo cerchiamo appunto altre forme, altre strade, altre vie. Noi abbiamo da un lato un giornalismo delle buone notizie che è un ossimoro, nel senso che noi dovremmo osservare la continuità per raccontare la discontinuità. Non possiamo raccontare di una strada dove non ci sono incidenti, noi raccontiamo di una strada dove si verificano incidenti, evidentemente. Questa cosa mi sembra veramente, l'abbiamo parecchio perso di vista. Questo genere di assenza, di incapacità di intercettare le cose che accadono, i fatti che poi diventano notizia, fa sì che alla fine l'informazione sia assente da questo dibattito. Per cui noi cerchiamo altro, cerchiamo il citizen journalism, cerchiamo diciamo che non ci accontentiamo del racconto tradizionale delle news. Noi non ci accontentiamo del racconto tradizionale delle news perché le news sono diventate altro. Io spesso mi ritrovo da giornalista radiofonico, anche per, come dire, per solidarietà, a tenere in mano microfoni del TG1, il TG2, il TG... perché spesso vengono inviati le telecamere senza i giornalisti, perché non serve nemmeno. Cioè spesso la domanda più intrigante, più ficcante, più scomoda che riusciamo a fare è: allora com'è andata? Questa è la domanda più... Scusa, ma quindi stai dicendo che siamo diventati megafoni o registratori a seconda della circostanza? No, ma peggio, perché il registratore ha già una sua dignità. Ma io ti racconto qualche giorno fa, una cosa dell'estate scorsa che mi colpì molto, che arrivò ad una festa di un partito, un politico importante, e tutti lì ci seguimmo con questo criterio concentrico della distribuzione, per cui c'è prima le agenzie, poi televisivi e radiofonici, poi quella è la carta stampata nell'ultimo cerchio concentrico. Il giornalista, il politico fa le sue dichiarazioni, fa delle dichiarazioni, noi ringraziamo, grazie delle telecamere appoggiate a terra, pesanti, e lui ci guarda e fa: ragazzi, scusate, ma l'Italia? Scusi, guardi, ma per l'amor di Dio. Allora tutti di nuovo riaccendiamo i nostri aggeggi, lui fa i suoi 40, fa i suoi 8 secondi sull'Alitalia. Noi siamo stati dei portalettera, per cui abbiamo preso quel messaggio, l'abbiamo portato in redazione, la durata era giusta, per cui non è stato nemmeno rimontato, e questa è una parte importante, per cui parlo di perdita di credibilità, di perdita di concretezza. Bianca ha detto una cosa bellissima e terrificante sulla perdita dell'anima, che è il rischio veramente più forte che vive questa città, per cui diventa estremamente difficile. Noi sicuramente vedremo uno spegnersi dei riflettori, sicuramente vedremo i servizi sul Natale con una parte importante fatta nella New Time con lo champagne, una parte minoritaria fatta nella tenda. Io afferisco ad un network radiofonico e mi chiederanno di fare quella nella tenda più
sporca, è proprio con la neve sudicia, brutta. Perché... Scusami, io spero sempre che le tende a Natale non ci siano più, spero che non ci sia più una tenda per Natale. Assolutamente. Nutro questa speranza. La metteranno apposta. Beh, a tal proposito, e ti interrompo un attimo, ecco, scusami, ti prego, io ho visto troupe televisive quest'estate e poi siamo stati tutti un po' gli attori inconsapevoli, no? Perché arrivavano nei campi, oppure venivano a trovarci dove lavoravamo noi come giornalisti, noi del centro in un camper, altri colleghi in altri camper. E, a turno credo che abbiamo recitato delle parti, perché ripetevano queste riprese anche 5-6 volte, se non era andato, è un servizio giornalistico, ti stavano sentendo e non era stata girata bene e quindi si ripeteva la scena, quindi mi è sembrato un po' di essere diventati tutti un po', mi sono sentita un po' avvilita in quel momento, di essere diventata parte di questo circo mediatico che doveva mostrare le storie, questa città distrutta, questa cose, i racconti, le famiglie, le persone, i personaggi e chi più ne può più ne mette, e quindi in questo ti do ragione e dico, ma il giornalismo d'inchiesta dove l'abbiamo mandato noi che facciamo questo lavoro? Guarda, io penso che ci siano tantissimi colleghi, lo dico con enorme umiltà perché io sono veramente niente, ma ci siano tantissimi colleghi sparpagliati ovunque, bravissimi. Io per l'ultima cosa banalmente mi viene in mente, mi è stata segnalata proprio dagli organizzatori, quel servizio di Ruotolo, quello un po' meno famoso, fratello di quello più famoso, che per la stampa ha scritto una cosa molto, un paio di settimane fa, molto interessante. Ci sono esperienze giornalistiche molto molto belle, molto feconde, di vero giornalismo, dove vengono date delle notizie degne di questo nome. La definizione di notizia non è che la invento io adesso, cioè c'è una vicenda giornalistica codificata internazionale che ha 200 anni, non è che siamo qui a inventare che cosa è notizia o che stabilisco io che cosa è notizia. Cioè, c'è tanto bel giornalismo, mi fa molto piacere dirti che la frontiera del giornalismo locale è probabilmente l'ultima frontiera di un giornalismo veramente a contatto diretto con la realtà, con le cose, con le vicende reali e non ricostruite in maniera più che discutibile. Quindi io non sono ottimista come gli altri, io penso che il rischio che L'Aquila sia un modello strepitoso, europeo, di respiro europeo, proprio su alcuni versanti che ci terrorizzano, ovvero un versante dell'informazione e della comunicazione capace di restituire con forza una grande efficacia, una grande efficienza. Io ho visto in quel set cinematografico strepitoso che è stato Onna, uomini politici scendere dall'elicottero, fare la dichiarazione con Onna alle spalle e risalire sull'elicottero e tornare a Roma o a Milano, e che sia uno strepitoso modello per la redistribuzione delle risorse della ricostruzione che nulla hanno a che fare con la legalità, con le economie, con il lavoro, con la ricostruzione di una identità e di un'anima del posto. E questo lo trovo terrificante, per questo anche la cosa, noi domani faremo un giro nella zona rossa, lo trovo estremamente bello e istruttivo, cioè in sinergie molto belle, interessanti, che riannodano un filo nazionale che passa da Parma, che passa da Venezia, che passa da Firenze, che arriva a Roma, poi arriva all'Aquila. In qualche modo noi veniamo invitati ad aprire gli occhi, a fare il nostro lavoro, a cercare di raccontare una storia che è vivissima, non è una cosa, come dire, passata, è successa, vabbè, ma che continua ad essere viva. E questo lo vediamo proprio nel porre delle domande a cittadini comuni che non vivono qui, che rispondono delle cose assolutamente fuori dal mondo. Ma secondo te ci sono ancora case distrutte all'Aquila? Mia mamma risponde, no, ma figurati. Per dirvene una, per dirvi una banalità. E questo è un problema, perché noi viviamo nella società dell'accesso, Rifkin, direi dell'eccesso più che dell'accesso, dove abbiamo tutte le cose più belle, meravigliose e tecnologizzate e appunto accessibili,
dove le persone mediamente istruite, che leggono il giornale, che guardano internet, che guardano la TV, ascoltano la radio, eccetera, eccetera, ti rispondono: no, vabbè, case distrutte è una cosa dell'anno scorso, che discorsi fai, scusami. E questo è un problema enorme, enorme. Per questo cerchiamo di provare a fare il nostro lavoro di più, meglio, ma il problema qui non è l'informazione del post-emergenza o dell'informazione sull'Aquila o dell'informazione sul terremoto. Noi abbiamo un problema veramente più diffuso e generale che riguarda proprio questo termine, non solo del nostro paese, veramente un punto di grossa preoccupazione e criticità. Io volevo invitare, intanto volevo dire una cosa rapidissima, a proposito di quello che diceva lui, che c'è stato, domani ci sarà questo giro nella zona rossa che faremo. Io l'ho fatto già tante volte e ogni volta l'ho trovata peggio questa mia città, nel senso che ogni volta che vado in un quartiere a vedere un palazzo, un monumento, più passano i giorni, più arriva una pioggia, più arriva il freddo e più la trovo in condizioni più disastrate di come l'ho vista qualche tempo prima. E noi ci siamo molto spesi in questi mesi a mandare in giro per l'Italia i documenti, video, DVD, filmati, d'altro anche attraverso TV1, che è l'emittente locale che da quella mattina del terremoto ha fatto il giro della città, ha seguito tutto quello che era accaduto in questi mesi, ha preparato questi video e li abbiamo dati a tutte le commissioni parlamentari che sono arrivate qui in visita, appunto, che scendevano dagli elicotteri, che arrivavano, guardavano, qualcuno si è fermato di più, qualcuno meno. E in modo tale che non si potesse dire domani, che non si possa dire domani, noi non abbiamo visto, non sapevamo, abbiamo guardato in modo così superficiale, di fuga, di fretta. Abbiamo mandato un po' ovunque questi filmati perché ci siamo resi conto che stava passando un'informazione che era un tantino diversa, un tantino sbagliata.